abbastanza positiva, siamo riusciti a allenarci al completo, finalmente. A parte un piccolo inconveniente nell'amichevole di ieri, che a scopo precauzionale abbiamo dovuto tenere fermi Pescilli e Nosica, quindi non abbiamo avuto un riscontro nella partita. Gli altri allenamenti li abbiamo fatti al completo, oggi dovremmo essere di nuovo tutti perché erano problemi da niente, e quindi proseguiamo sulla buona strada che, al di là delle sconfitte, abbiamo intrapreso fino adesso, e proseguiamo nell'inserimento soprattutto di Jones. Dopo Rondo Milano, non male. Non male. Partita dal pronostico che sarebbe chiuso, noi contiamo, vogliamo provare a smentire il pronostico come abbiamo fatto, quasi fatto del resto finora, che nelle 5 sconfitte in volata noi siamo stati sempre nell'ultimo minuto, negli ultimi 2 minuti, 1, 2, 3 punti avanti. Vuoi per inesperienza, vuoi per un tiro libero sbagliato, vuoi per una palla persa, non l'abbiamo mai portata a casa. Quindi non abbiamo né l'umore né l'atteggiamento di una squadra che perde sempre di 20, ma di una squadra che le lotta tutte fino alla fine. Si diceva poco fa, Milano non ha una squadra, ma ha due squadre. Milano ha due squadre, Banchi ha il problema opposto al mio, perché quando si gira in panchina ha l'imbarazzo della scelta, però sappiamo che al di là delle battute siamo due squadre costruite per obiettivi diametralmente opposti. Loro sono una squadra d'Eurolega, dobbiamo ovviamente stare attenti prima che al loro numero, perché poi in campo si va in cinque, alla loro fisicità e al loro talento. Ma il troppo è come poco o no in questo caso? Purtroppo in questo caso no, facciamo un attimo i filosofi e diciamo che comunque in campo siamo 5 di qui, 5 di là, perlomeno in campo numericamente siamo pari. Lo scorso anno Centro Service sponsorizzò o presentò, come diciamo, la partita contro Siena, e chi non se lo ricorda glielo ricordiamo, fu una bella vittoria insperata così. Certo. Centro Service si ripropone quest'anno con un'altra grande del campionato, quest'anno sembra più grande che mai, al Armani Jeans Milano. L'auspicio è quello, lo diciamo sottovoce, ma è quello. Certo. C'ho qui una foto che ricorda il dopo vittoria, quando ci riunimmo da Walter Scavolini, io portai a sorpresa questa torta con molto piacere. Diciamo che lo scorso anno siamo andati a sorteggio per le partite. Quest'anno ho preferito io proprio scegliere Milano, che è la candidata allo scudetto. E il pasticcere è già allertato, quindi l'auspicio è chiaramente quello di vincere. Sarà dura, però noi siamo convinti che ce la faremo, nonostante tutto. Una stagione sicuramente non facile, lo si sapeva già dall'estate scorsa, però la società è granitica, ci crede, farà tutto il suo dovere fino in fondo. Sì, sì, la società è sicuramente granitica, sicuramente siamo un gruppo molto affiatato, ce la stiamo mettendo tutte molto difficile, molto molto difficile, perché ci sono problemi che ci portiamo dietro dallo scorso anno, vedi, purtroppo bisogna dire la situazione di Siviglia, che sicuramente per noi è stato un partner importante, ma purtroppo la situazione adesso non è delle migliori, e quindi questo problema ce lo portiamo dietro nel bilancio di quest'anno. Siamo reintervenuti tutti quanti, cercando di aggiustare le cose. Non è semplice, però insomma, per il momento le cose sono a posto, per il momento. Per il futuro vedremo. È chiaro che la prima cosa che bisognerebbe trovare, anche se ormai il tempo passa, è il nome sulla maglia, perché questo è quello che ci serve. Vediamo un po' cosa succede qui a qualche mese, se ce la facciamo diversamente vedremo come fare.